Bella ragazzi, bentornati su FIFA Hit, qua è Tiz, continuiamo con la nostra serie fantastica, mirabolante, la nostra carriera, sempre con il nostro Parma ovviamente. Per fortuna hanno sistemato questa cosa, la partita all'ultimo giorno di mercato comunque si giocherà ed è in casa con l'Inter, quindi veramente un inizio di stagione fantastico dopo la Supercoppa. Con la Juve, che però era inevitabile, iniziamo anche con l'Inter, quindi subito in salita comunque il campionato. Poi ovviamente prima o poi incontreremo tutte, quindi se incontriamo prima l'Inter non lo incontreremo dopo. Il Cagliari accetta l'offerta per Marco Livaja, mi fa piacere, sono 3 milioni che arrivano e quindi potremmo andare a riprendere Luis Eduardo. Sono tutto fissato con questo giocatore, ma prima ovviamente giochiamoci questa partita con l'Inter e sarebbe bello iniziare comunque con un buon risultato anche se abbiamo contro una squadra forte. Allora, aggiustiamo la formazione 4-3-3, ovviamente Rosi ancora ai box, quindi mettiamo Yedlin, Shar, Umtiti, Shaw, poi Obiang, Pjanic, Nainggolan, Jesse, Ibarbo e Insigne. Nel secondo tempo avranno disposizione, cioè avranno magari del tempo a disposizione per farsi vedere Baccalli e Depay. Livaja in partenza, e chiaramente un giocatore a cui tenevo, però è giusto far cassa, eravamo praticamente a zero con i fondi. Stavo pensando un po' a come fare la nostra squadra perché non è semplice, ci sta a personalizzare un po' la mia squadra. Poi alcuni di voi mi volevano chiedere le tattiche personalizzate, gliele facciamo vedere perché le ho personalizzate. Una costruzione in manovra equilibrata con velocità 65, quindi abbastanza nella media, passaggi misti, il 45 non deve distrarvi e dire ah, è poco, in realtà metterlo sul 45 vuol dire che sono sia passaggi lunghi che passaggi corti, quindi possiamo gestire con maggiore organizzazione noi. Creazione passaggi, io di solito creo molto, cioè creazione occasioni, scusate, io di solito segno molto coi cross e quindi paradossalmente ho abbassato i cross perché crossando già molto di mio, se alzo anche i cross finisce che faccio solo cross in mezzo. Invece è giusto incrementare i passaggi in modo che i giocatori si infileranno in ogni spazio e avrò più possibilità di scelta di passarle ai giocatori. Quindi i giocatori schizzeranno ovunque all'interno dell'area alla ricerca di spazi e potrò quindi più facilmente passarla. Poi ovviamente se mi viene più facile crossarla, crosserò. Tiri 60, comunque posizione organizzata, difesa non troppo aggressiva, se aumentiamo un po' effettivamente, vediamo aggressività 50, ampiezza squadra 60, non deve essere troppo ampia. Preferisco usare la copertura rispetto al fuorigioco, perché fuorigioco comunque non mi fido, la tattica del fuorigioco la si può utilizzare magari con l'Italia, ma con una difesa come la nostra, che è di talento ma non ancora diciamo a livelli altissimi, meglio il contenimento che è un po' più facile da gestire. Per queste prime giornate guardiamo un po' tutte le partite, soprattutto vediamo questo Palermo che è salito dalla Serie B alla Serie A, ma era abbastanza prevedibile. Affrontiamo l'Inter e speriamo in bene di fare soprattutto bene davanti ai nostri tifosi perché siamo a Parma. Obiang, che pallone rubato! Può far partire Jesse, l'Inter è in avanti, quindi adesso è scoperta. Jesse però non è abbastanza veloce, deve quindi rientrare, lo fa bene. Jesse prova il mancino, parata addirittura, parata ferrea e ferma di Handanovic. Quinto minuto, già Parma che ha fatto il suo primo tiro. Apertura fantastica per Insigne, che però se la stoppa, forse doveva tirare di prima. Comunque parata non male di Handanovic e penso calcio d'angolo. Comunque guardate che apertura Jesse, bravo bravo. Poi sbatte sulla testa di Handanovic il pallone, comunque Pjanic la butta in mezzo, potrebbe arrivare, ci arriva di testa il nostro difensore che quindi senza alcun dubbio potremmo dire che è Umtiti, che ancora faccio fatica a riconoscere. Obiang, no, no Obiang, no Obiang. Però l'abbiamo preso non tanto per gli assist che potrebbe fare quanto per la fase difensiva. Ibarbo va via tutti, cross in mezzo, Cesè no, Cesè a lato. Speravo meglio, speravo almeno che fosse un colpo di testa in porta, invece può ripartire l'Inter con Handanovic. Cioè Yedlin ha i piedi che fanno così.
quando corre, è una roba incredibile. Si vede proprio che ha 97 di accelerazione, voglio dire, se no. Eccolo qua. Yedlin. Dalla merda Nagatomo, poi però Nagatomo ci dà rimessa laterale. Ancora Spirit Cavallo Selvaggio che corre nella foresta. Gesè. Juan Jesus, che intervento. Sbaglia però l'Inter a uscire. Sbaglia anche Obiang il passaggio del secondo, già che sbaglia. E poi recupera palla, ho capito. Va bene, allora ti mettiamo in difesa la prossima volta. Se non sai impostare, sai solo chiudere. Gesé fa partire Yedlin con i suoi piedini veloci, cross in mezzo. Che intervento, che intervendò. Madonna mia, cos'è? Ma dai, ma non ci credo. Palla in cielo. Arriva Nagatomo che la stoppa, manco fosse Maradona. Cross in mezzo, Icardi di testa, gol. Adesso riveliamo. Di testa è qua. Poi Mirante non para più un cazzo. Vabbè, questo non era facile da parare. 1-0 per l'Inter, stavamo giocando solo noi. Come al solito, come al solito, come l'anno scorso, evidentemente. L'inizio di stagione è abbastanza un incubo per noi. Bel Fodil, ragazzi, apertura alla Ibrahimovic. Forse Ibrahimovic poteva fare un'apertura così. Nainggolan, Pjanic. Pjanic fa inserire Gesé. Gesé che la dà. Pjanic, no! Non la stoppa bene. E può arrivarci Handanovic. Però stiamo giocando bene. Stiamo giocando bene. Guardate che aperture! Ma è impossibile una roba del genere! Ma neanche Pirlo farebbe delle aperture così. Calcio d'angolo, entra Barrientos, comprato dall'Inter. Sto male, ragazzi, sto male. Apertura sul filo del fuorigioco. Per fortuna sbaglia alla fine. Li ha scartati tutti. Nagatomo, un fenomeno. Gesé. Ibarbo. No. 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 È finita la partita, peccato, all'ultimo potevamo pareggiare, iniziamo il campionato con una sconfitta comunque contro l'Inter, tra l'altro avevamo giocato anche meglio, quindi chi se ne frega, vabbè, ripartiremo. Cos'è una sconfitta? È un peccato iniziare con una sconfitta, quello sì, però può capitare. Adesso c'è l'ultimo giorno di mercato e l'ultima, sì, l'ultimo giorno di mercato, 10 ore al termine, ora 9, vediamo che messaggi sono arrivati. Allora, Leonardo Diaz Consulin per fortuna è andato via, ed è l'unica offerta che ci è arrivata. Andiamo avanti, vediamo che Neuer è andato alla Juve e Oscar al Milan, mi pare. Comunque arriva un'offerta per Musacci, controfferta di 1 milione, se dovesse andare via lui sarebbe sicuramente un bene. Vabbè, andiamo avanti. È un po' sempre un casino l'ultimo giorno di mercato, capire quali sono i giocatori da prendere e quali no. Anche Musacci viene venduto e abbiamo i soldi per comprare per esempio Luis Eduardo, quel famoso difensore del San Paolo. E infatti ho appena rifatto l'offerta, anche se probabilmente non la vedete, a Musacci. Inter offerta troppo bassa perché non gli piace la contropartita messa per l'Axalti. In realtà Chalobah ha delle ottime potenzialità, quindi non hanno senso queste lamentele. Mi spiace. Comunque siamo a 2 milioni e anche per Luis Eduardo non sono interessati. Amò, cioè prima erano entusiasti, adesso non più. Pedro Mendes e 2 milioni per Luis Eduardo. Queste sono però le due trattative ancora in corso. Comunque non abbiamo tantissimi soldi, abbiamo l'opportunità però di fare un ultimo acquisto. Allora, o uno scambio tra due difensori, in cui uno è più promettente e l'altro meno, e se no l'Axalt per avere un difensore, diciamo, di prospettiva. Allora, l'Axalt oramai è raggiungibile. Possiamo provare a fare lo scambio che dicevo prima, Pedro Mendes per Luis Eduardo. Allora, offriamo 35.000, 4 anni, giocatore importante. Speriamo che accetti. È comunque un talento importante questo qua del San Paolo brasiliano, e poter prendere sia lui che Umtiti secondo me è una grande cosa. Avanziamo,
accettato Luis Eduardo e quindi possiamo accogliere nel nostro Parma un altro grandissimo talento brasiliano, Luis Eduardo. E quindi anche l'ultimo giorno di mercato rivela grandi sorprese. Ancora 2 ore. Sì, oramai direi che possiamo accontentarci di dove siamo. Allora, che vediamo. Oh, Luis Eduardo è addirittura un 75. Mi sembra che abbia delle buonissime prospettive, può fare il terzino destro o il terzino sinistro, quindi è anche abbastanza versatile. E lo mettiamo al posto di Ake per il momento in panchina. E addirittura forse, nel senso un Titi è un buon acquisto, però forse col senno di poi sarebbe stato meglio prendere Luiz Eduardo che un Titi, anche se beh, tra 74 e 75 non è che ci sia chissà quanta differenza. Andiamo avanti. Comunque un altro talento che si aggiunge alla rosa, quindi sono molto contento di questa cosa. Un'ora, niente, salutiamo la finestra di mercato, anche se ci rimandiamo a gennaio con i vari progetti che abbiamo e parliamo soprattutto di Wijnaldum che arriverà a gennaio con 5 mesi rimasti e quindi spero di poter fare quell'offerta lì per i giocatori in scadenza, cioè di prenderlo a costo zero, sarebbe veramente un colpaccio. Boniglio vuole essere venduto perché è incazzato e invece Benzia è contento anche se non gioca. Andiamo avanti. Sì, vabbè, ci sarà spazio anche per Boniglia, diciamo. È inutile che si lamenti. Comunque, subito invece di poter rifarci dopo il deludente risultato contro l'Inter, invece di rifarci c'è da fare una partita con le nazionali contro l'Irlanda di qualificazioni per gli europei, quindi anche abbastanza importante. Cesare vuole parlare del suo ingaggio e Martial è contento che lo faccio giocare titolare, ma io in realtà non gli ho detto niente. Boh, stanno iniziando a impazzire i miei giocatori. Comunque c'è questa partita di qualificazione per l'Europeo e la nostra Italia comunque va presa con la giusta considerazione. Vedo e stravedo per questo Insigne che ha raggiunto l'80 di valutazione, quindi veramente ormai possiamo dirlo, abbiamo in squadra un fenomeno. Andiamo a vedere i tabelloni. Allora, Italia in girone con Danimarca, Romania, Irlanda, Bulgaria e Finlandia, tutte squadre abbastanza fattibili da affrontare, quindi mi fa molto piacere. Andiamo a giocare in casa contro l'Irlanda, quindi li accogliamo in Italia e speriamo subito di mettere in chiaro quelle che sono le nostre esigenze, cioè quelle di andare a qualificarci per il campionato europeo. De Rossi fa partire Insigne. Insigne è velocissimo, Insigne. Arriva sul fondo, cross in mezzo, Balotelli e ci arriva però il difensore dell'Irlanda coraggiosamente. Calcio di rigore per l'Irlanda, Ogbonna ha fatto un po' una sciocchezza e ha buttato giù McGeady che ora la tira ed è gol. Quindi Irlanda, cioè Italia 0, Irlanda 1 e peccato perché stavano giocando solo noi, poi è arrivata questa sciocchezza, Ogbonna ha alzato troppo la gamba e ha buttato giù McGeady che poi ha battuto molto bene questo rigore e dobbiamo rincorrere. Palla in super Marchisio! Oh! Claudio Marchisio! Stavo iniziando ad arrabbiarmi. Cioè, perdere con l'Irlanda sarebbe stato ridicolo. Dai, bravo Claudio Marchisio, uno pari. E ripartiamo, non è ancora finita, possiamo anche provare a vincerla. Abbiamo tutte le carte in tavola per farlo. Sì, bel tiro e bel gol, uno pari. McLean, Ogbonna. Devo dire, tranne il rigore concesso, Ogbonna ha giocato veramente molto bene. Ora abbiamo la possibilità. No, Insigne! Balotelli aspetta l'arrivo di Insigne che si infila. Mamma mia, che velocità, che velocità, che velocità! E poteva pure cercare il gol, anche se. Come avete visto la palla è uscita anche di un po'. No, fischia subito l'arbitro e purtroppo questa prima partita della nostra Italia per le qualificazioni agli europei finisce 1-1. Avevamo, secondo me, tutte le carte in regola, tutte le possibilità di andare anche a vincere questa partita. Migliore in campo Insigne, quindi siamo contenti, è un nostro giocatore.
altre squadre hanno tutte pareggiato, quindi diciamo tutto rimandato alle prossime partite, a cominciare proprio dalla Finlandia, che sarà la nostra prossima avversaria, che affronteremo anche abbastanza subito. Andiamo su ufficio, l'Axalt, alla fine allora non è andato al Bayern Monaco. Principale, allora andiamo su rosa, cambio tutta la rosa ovviamente per dare la possibilità un po' anche agli altri di giocare e poi dopo affronteremo anche la Finlandia. Pazzini, deviata mi pare, sì, calcio d'angolo. Calcio d'angolo però non facciamolo battere a Bonucci, dai, che non è carino. Facciamo battere a Verratti. Verratti, palla in mezzo, nessuno stacco di testa come invece mi aspettavo. E anzi, contropiede della Finlandia. Occhio! Un cazzo, eh! Oh, Bonucci spazza senza pensarci su due volte. Ogbonna, ragazzi, gioca in cielo. Cioè, quando stacca sembra veramente in cielo. Pucchi! Pucchi! Lancio lungo. Miracolo di Etemai. Sirigu la prende così. Il gol di Pucchi. Ancora sotto. Eravamo sotto con la Juve, sotto con l'Inter, sotto con l'Irlanda. Adesso siamo sotto con la Finlandia. Qualcosa non va. Verratti, cross in mezzo. Calcio d'angolo. Speriamo in questo calcio d'angolo. Sono abbastanza giù di morale perché vedo che faccio molta fatica a segnare. Gol. Gol di Ogbonna. Vabbè, lo dovrò dire più spesso allora che non riesco a segnare perché ho appena segnato con Ogbonna. Uno pari, dai però. Non posso pareggiare con la Finlandia, che schifo. O se c'è qualcuno finlandese di voi però. Che sfiga. Che rotto in culo sto arbitro! Fischia tutto! Hamalainen! 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 Con le A, con i due punti. Marchisio! Parata! No! Pazzini, che cacchio mi sbagli lì! A porta vuota! Cambio. Via Pazzini. Io sono così, cioè non si può. Dopo che uno sbaglia un gol così, allora vuol dire che stai giocando in maniera svogliata. Quindi dentro Insigne, che mettiamo dietro, Balotelli, Rossi. Proviamo a giocare così. Pazzini, gol di Ojala. No, beh, oh. Dai, Sirigu, non ci credo, non ci credo. Ve lo giuro, non ci credo. Apertura di Balotelli per Giuseppe Rossi. Ha parato tutto questo portiere. Calcio d'angolo. Invece Pucchi, un fenomeno. Finisce la partita. Perdiamo, perdiamo 2-1 con la Finlandia. Direi che non è proprio giornata forse oggi per me perché, cioè, subisco sicuramente troppi gol e faccio una fatica boia a farne. Soprattutto faccio una fatica bestiale a farne. Vabbè. Abbiamo ancora tante partite, spero. Andiamo avanti, dai, forse ci sta in questo episodio anche la partita con il Chievo, giusto per dare un po' una spinta positiva, perché porca miseria, con l'Italia abbiamo fatto veramente male. Allora, Parma parliamo bene di sto cazzo di Parma che in fondo con l'Inter ha giocato una buona partita, anche se l'abbiamo persa. Ora sistemiamo la nostra formazione, che non è l'Italia però. Ma è il Parma, allora Mirante, Jedlin che ancora dovrà giocare perché Rosi si è fatto male. Char, Umtiti è salito a 75 ma faccio giocare Luiz Eduardo che è appena arrivato. Shaw, ok, Obiang, Pjanic, Nainggolan, Jesse, Diouf, Insigne. Sì, al posto di Insigne che ha giocato con l'Italia facciamo giocare Depay. Direi di dare proprio un turno di riposo a Insigne che sta diventando forse un po' troppo protagonista, cioè gli gira ormai tutto attorno a lui e tutte queste pressioni potrebbero essere anche, diciamo, controproducenti su un ragazzo giovane, quindi lasciamolo un attimo a riposo e facciamo giocare Depay che invece ha avuto poco spazio fino ad ora e andiamo ad affrontare
il Chievo-Verona a Verona. Non sarà partita semplicissima perché il Chievo comunque è una squadra che ha sempre un po' messo in difficoltà le avversarie, poi giochiamo anche sulla pioggia che a me personalmente non piace, ma è una partita da vincere, quindi andiamo a vincerla. Ragazzi, Diouf è troppo scarso, ve lo giuro. Nainggolan, dai, Cesè, 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 Cesè Rodriguez! Mamma mia che gol a incrociare. Una bella legnata ha tirato qua. E infatti Puggioni non poteva farci niente. Rivediamo. Ho sfogato in questo tiro parecchia rabbia e frustrazione per questo inizio di campionato non tanto bello. E ne è venuto fuori un gran bel tiro. Quindi vuol dire che ne avevo tanta di frustrazione da sfogare. Allora, fine primo tempo. Devo dire che Diouf non mi sta piacendo. Già la seconda partita che non fa niente. E incomincia a diventare un po' pesante avere in squadra uno come lui. Quindi mettiamo i Barbo e noto con piacere che Sansone è salito ancora. Diventa ancora più difficile adesso la scelta perché Depay non sale, resta 73. Quindi lo teniamo, però è ovvio che avrà più spazio Sansone d'ora in poi. Perché se continua a salire così e Depay resta sul 73, sono cavoli suoi alla fine. Se vi dico perché stavo giocando così male in queste partite non ci crederete. Avevo tutto su manuale. Me ne sono accorto adesso. Quindi riprendiamo e adesso capisco perché sbagliavo dei passaggi semplici e facevo una fatica boia a tirare. Palla per Obiang, 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 parata, calcio d'angolo. Adesso i tiri iniziano ad essere più vicini alla porta. Inizio a sbagliare un po' meno per fortuna. Pjanic. Pjanic la butta in mezzo di testa! Che strano che abbia segnato Shaar da calcio d'angolo. Ripeto, è un grande acquisto, avere un difensore che ti fa i gol da calcio d'angolo può essere molto utile durante tutta una stagione. Chievo 0, Parma 2, questo finalmente è un Parma che riconosco come mio. Ed è finita la partita. Io vi saluto così con questa vittoria contro il Chievo. Lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo episodio. Bella ragazzi.